Buongiorno a tutti, sono Francesco D'Amato e sono in attesa di collegarmi con il libraio Rocco Pinto da Torino. Oggi aggiungiamo un nuovo tassello ai temi trattati qui a Casa La Terza. Cercando di fare un po' il punto con Rocco, con la sua esperienza, quello che sta succedendo anche in libreria. Quindi aspettiamo il collegamento, appena ci chiama, cominciamo. Sicuramente anche Rocco, vorrà associarsi anche per un pensiero. Per la morte di Luis Sepúlveda, che sappiamo è stato uno scrittore, un giornalista, un attivista cileno, morto proprio in conseguenza del coronavirus. Tra le opere di maggior successo ricordiamo appunto Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, pubblicato da Guanda. E storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Salani. Da quest'ultimo lavoro è stato anche ricavato un bel film di animazione, anche questo ha avuto un notevole successo. Adesso aspetterei Rocco per vedere se riesce a collegarsi per poter parlare con lui e raccontarci la sua esperienza da Torino, che come sappiamo è una città pure che ha sofferto molto del contagio del virus. Aspettiamo qualche minuto. Dovrebbe collegarsi. Aspettiamo Mi è appena arrivata la richiesta, vediamo se parte. C'è il segnale. Ciao Rocco, Ecco, come stai? ciao, che fatica. Bene, appena arrivato il corriere, eccoci qua. Bene, tu sei in libreria, la libreria a Torino e diciamo sono ufficialmente chiuse, non possono esercitare, fare vendita al pubblico. È così? Assolutamente, assolutamente. Sentivo che hai aperto con Sepulveda. Io dico solo velocemente, che questa cosa ha rattristato tutti i librai italiani, non solo italiani. Poi con Torino aveva un rapporto speciale perché veniva spesso a Torino, ma penso al rapporto che aveva con Assemblea Teatro, con lo spettacolo portato in giro dappertutto sulle rose di Atacama. E penso a Enzo Dalò, questo napoletano che si è trasferito a Torino e che ha fatto questo bellissimo film d'animazione straordinario. Quindi il pensiero va a Sepulveda, ma va anche a tutte le persone che se ne sono andate in questo periodo, e compresa, lo dico con molta fatica, mia cugina, che era già malata, ma che il coronavirus l'ha portata via. Ma parliamo di come sta cambiando tutto in questo periodo per editori, distributori, librai, bibliotecari. Quindi ci dobbiamo preparare a un mondo nuovo. Sì, speriamo migliore, diciamo, almeno quello, diciamo, Ma il sindacato. io direi migliore, mi legherei a Sepulveda, perché nell'introduzione di Il vecchio che leggeva
romanzi d'amore, lui si rammaricava che aveva perso, proprio mentre lo stavano premiando ad Oviedo, che aveva perso il suo amico Chico Mendes, tragicamente assassinato. E lui da tanto si occupava di ambiente, quindi ha anticipato i tempi, ha fatto cose straordinarie, e poi era davvero, oltre che un grande scrittore, una bella persona. Sì, no, ma poi era uno degli autori più amati in Italia, cioè forse dove ha avuto anche più successo rispetto ad altri paesi anche europei. Poi la storia la conosciamo, si era trasferito in Europa passando tra Francia, Spagna, Portogallo e poi si è fermato là, la sua vita è finita là purtroppo. Sì, Rocco, noi questo che volevamo fare appunto era quello di vedere se c'erano dei segnali, secondo me di sì, per una ripartenza, anche se è ancora forse troppo presto per individuare dei segnali, però diciamo io, tanto per rompere l'indugi, ho visto bene il fatto di dare la possibilità a chi ha voluto riaprire le librerie, a chi ha potuto. Soprattutto perché abbiamo situazioni diverse e sensibilità diverse, ma proprio oggettivamente ci sono situazioni diverse tra la Lombardia, il Piemonte o la stessa Puglia o la stessa Basilicata o il Lazio, dove appunto sappiamo per il Lazio partiranno da lunedì prossimo l'apertura delle librerie. Però volevo spendere due parole per te, anche se ci conosciamo da molto tempo, diciamo, quando si parla di Rocco Pinto si parla sempre, anche nell'ultima intervista che ho visto fatta da Culicchia sulla stampa di qualche giorno fa, si definiva sempre Rocco Pinto come il libraio vulcanico. No, io avrei definito, se non fossero questi tempi, Rocco Pinto un libraio virale quasi, per la forza di penetrazione che ha e di convincimento, di coinvolgimento, sia per idee tue, ma anche in collaborazione con gli altri tuoi colleghi, e che approfitto per salutarli, gli altri tuoi colleghi librai, dalla Gang del Pensiero alla Gulliver e a tante altre, e che quando vengo a Torino mi fa sempre piacere salutarli. Quindi era questo, in più, diciamo così, facciamo anche questo. Tu sei anche autore di questo libro qua. No, che mi sembra forse si vede al rovescio, ovviamente, in Ma va questo. bene, meglio Ho così. anche una ristampa, questo libro fuori catalogo, Storie di libri e di librerie, che se io l'ho letto a suo tempo, ho rivisto, diciamo, proprio ieri sera tra i primi racconti che ricordavo, anche perché fa parte anche di una cosa che ti volevo chiedere, ma lo vediamo dopo. Sono 11 racconti più una chiusa finale del libro. Niente, volevo appunto sapere cosa stai facendo, cosa fai tu in particolare o altri tuoi colleghi lì a Torino in questo momento di apparente calma. Dico apparente perché io vedo, leggo, sento i librai anche di zone come Milano, ma anche soprattutto Torino, che è una squadra veramente, diciamo, molto affiatata e ognuno nella sua specializzazione nel coinvolgere, a mantenere vivo anche il legame con i propri lettori. Sappiamo appunto che l'intera filiera editoriale, che è la maggiore industria culturale in Italia, cioè che al limite uno quando parla di librerie, di filiera editoriale, immagina sempre autori, al massimo gli editori e le librerie, ma dietro c'è un mondo, ci sono migliaia di persone, dai redattori ai grafici, alle tipografie, ai servizi di logistica, ai promotori che girano tutto il territorio nazionale, ai corrieri che vanno avanti e dietro, e penso che un ruolo l'abbiano giocato anche in questo periodo di chiusura forzata delle librerie. E mi sembra che anche in questa occasione molti librai abbiano reagito a una situazione così nuova e insidiosa con una certa
creatività, con un certo slancio, cercando di far funzionare e di mettere a frutto anche le nuove tecnologie, come stiamo facendo noi oggi con un semplice cellulare, stiamo facendo questo dialogo in diretta e aperto anche al pubblico che, se vogliono, possono fare anche alcune domande. E io questo appunto volevo appunto chiederti come è organizzata la libreria in questo periodo, da un mese e mezzo che la libreria è chiusa, che cosa sta facendo? Beh, intanto volevo salutare tutti, perché questo stiamo facendo. Io credo di aver cambiato quasi mestiere, perché di colpo mi sono trovato, dopo una pausa iniziale, a spedire libri in giro per l'Italia, grazie a questa iniziativa Libri d'Asporto, ma anche ci siamo legati a un'edicola vicino. Abbiamo cercato soprattutto di mantenere il rapporto con il pubblico, quindi rispondendo al telefono, ed era questa la cosa che avevamo paura di perdere. Ma questo lo stanno facendo librai di tutta Italia, inventandosi tante cose. Per cui penso solo a Torino. Noi, ad esempio, abbiamo stretto una collaborazione, oltre che con l'edicola, con una ragazza, Arianna, che ci ha proposto di abbinare alle torte che portava in giro per la città dei libri. Abbiamo pensato al nostro borgo, perché questa è una libreria di quartiere. Abbiamo pensato a Borgo Rossini, dove ha abitato anche per qualche mese Gramsci. Abbiamo chiesto alle persone di raccontare adesso il loro borgo, prima, durante, e se andate sul sito della libreria trovate delle storie straordinarie. Quindi non abbiamo venduto, abbiamo cercato un rapporto con la città, con il pubblico, e questa è stata una cosa straordinaria. Ma penso alla libreria Gulliver, che ha messo abbinato i libri alle uova di Pasqua. Penso a un'altra libreria, la libreria Therese, che addirittura ha fatto entrare con le videochiamate i clienti dentro la libreria. Ma iniziative ne sono sparse in tutta la città. Penso a chi ha mandato i libri con sorpresa, chiedendo qualche indicazione del possibile lettore. Ma questo lo ha fatto persino alla libreria di Barcellona, Le Nuvole. Quindi siamo arrivati nelle case di. Abbiamo spedito tanti libri, ma non li abbiamo spediti come fa il Grande Fratello soltanto. Li abbiamo anche spesso raccontati, li abbiamo consigliati. Hanno sentito persino la nostra voce. Sentivo che oggi a Torrazza c'era uno sciopero nella zona del Grande Fratello. Abbiamo fatto sentire che dietro le librerie ci sono dei progetti, ci sono dei percorsi, c'è gente che è straordinaria. Io in questi anni ho conosciuto un sacco di giovani librai che fanno cose belle, di cui io dico, sono rimasto stupito dalla preparazione e anche dall'abilità nel muoversi sui social. Avete visto che ho fatto fatica, ho detto quasi quasi pensavo che saltasse, tanto una volta ero un luddista, ma piano piano mi sto avvicinando e mi rendo conto quanto è fondamentale. Certo, non vediamo l'ora di riaprire, cioè, noi non abbiamo riaperto in Piemonte perché c'è ancora una situazione molto difficile. Ci manca il nostro pubblico, ci manca il calore del nostro pubblico, per cui fondamentale però che partiamo insieme. Io dico una cosa, ci pensavo stamattina, mi piacerebbe che alla riapertura davvero facessimo qualcosa tutti insieme, non sparpagliati come diceva Totò. Sarebbe bello, che ne so, che il 3, il 4, quando apriamo, ognuno mettesse in vetrina i libri di Sepúlveda, ne leggesse una pagina. Facessimo, anche visto che è mancato in questo periodo questo amico, grande scrittore, un segnale insieme, perché anche il fatto spesso che le categorie siano divise, parlo di editori, librai, associazioni, noi dobbiamo, vista la debolezza del nostro settore, lavorare insieme è fondamentale, perché le idee buone si possono mettere in circolo. Se io vedo un libraio di Telese, dico Telese a caso perché c'è Filomena Grimaldi che fa una cosa buona, perché non posso farla anch'io a Torino? No. Questo è un patrimonio comune, le cose
buone devono circolare. Per cui io ritengo che questo momento sia anche una grande opportunità, oltre alle difficoltà. Certo, non ci fa piacere così di colpo essere sprofondati in un abisso, ma dobbiamo, perché noi possiamo anche in modo più veloce del Grande Fratello consegnare, pensate in città, noi i libri che abbiamo in casa li possiamo consegnare nel giro di poche ore, no? E magari possono anche parlare con noi. E hanno una scelta, parlo di Torino, su tante librerie, no? Si Sì, di penso che sia utile mettere a punto anche quello che in questo periodo è stato accumulato, diciamo, è stato, diciamo, visto, utilizzato. Se si riuscisse a mettere a punto e ad allargare questo tipo di servizio che è stato fatto, sicuramente, non dico che diventa un'alternativa, ma si aggiunge un altro tassello, si dà un'altra possibilità ai propri lettori di poter scegliere e di poter avere un servizio, come dicevi tu, forse anche migliore o con una qualità più vicino alle loro richieste, cioè non è soltanto il cercare. Sicuramente ci sono la tecnologia. Come tu accennavi, aiuta Ma non Francesco, ti soltanto. dico, sto leggendo un messaggio sfatato il falso mito delle librerie che non sanno innovarsi. È vero, Sì. è vero. Ci parliamo di più tra colleghi. Una volta ognuno coltivava il suo orticello, adesso l'orticello è di tutti. E per questo riprendo anche questa frase che è appena apparsa, bisogna unire le forze. Le forze, le idee. Ma questo tutti insieme, perché gli editori non possono fare le politiche editoriali dalle scrivanie, devono girare, devono incontrare. Questa è una cosa che la Terza ha fatto, ad esempio, di incontrare i librai e di ragionare con loro. Anche in questo periodo, come sai, tu sei stato uno dei protagonisti, abbiamo fatto e stiamo facendo una serie di incontri tra autori e librai, utilizzando la nostra, ampliando il segnale, ampliando i collegamenti con la nostra piattaforma, Uman Cuso che incontra la libreria Modus Viventi di Palermo, altre iniziative anche di nomi importanti che forse non avrebbero trovato disponibilità in tempo di pace, in tempo di coronavirus, diciamo, sono riusciti ad avere una disponibilità e a incontrare i librai, a scambiare opinioni e anche con i propri lettori. Martedì prossimo, così approfitto, ci sarà la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, collegato con Umberto Bottazzini, ancora la libreria Dalla Montagna, il prossimo mercoledì 22, Maurizio Bovo con Enrico Camanni. La libreria La Terza a Bari con Giovanni Solimine, cioè ci sono tutti questi, un po' come gli incontri che stiamo facendo noi, però libraio, autore e si scambieranno idee e parleranno anche dei propri libri, ovviamente, e altri Francesco, di questo volevo tipo. leggere un'altra frase che è appena apparsa. Sì, scusami. Questa crisi ci ha fatto scoprire che la velocità non è tutto, piuttosto qualità, rapporti umani e buone idee, collaborazione anche con i lettori e lettrici, comunità in divenire. È vero che i lettori stanno aspettando la riapertura delle librerie, la stiamo riaspettando anche noi. Ma noi davvero dobbiamo ripartire insieme. Questo paese deve ripartire insieme, perché non è normale che governo e opposizioni in questo momento si facciano la guerra, che le associazioni non si capiscano, e anche i lettori ci stanno aiutando. Quindi devo dire che io ho avuto delle esperienze, ma non solo io ho parlato con un sacco di colleghi. Il fatto di ricevere a casa un pacco, di chiamarci, di mandarci la foto. Questo è un modo per fare comunità, e fare comunità è una cosa essenziale. La tecnologia, io spesso, è una cosa che facevo già prima, senza autore facevamo delle telefonate, spesso con una telefonata si raggiunge un autore e si può chiacchierare, si può interloquire. Certo, penso a che cosa sarà, la ripartenza, penso a tutte le librerie che facevano incontri. Rassegne, ma piano piano ne usciamo perché la forza e le idee ci sono.
Sì, senz'altro, appunto, questo era il tema centrale del nostro dialogo, era proprio questo di capire come poter, diciamo, ripartire e appunto io ho letto di alcune iniziative di alcuni librai, una di quelle che abbiamo detto e accennato è quello di probabilmente da come ne parlavi tu, anche di rafforzare o mantenere vivo anche la consegna a domicilio, anche con le librerie aperte, potrebbe essere un fattore anche importante perché io penso, al di là dell'apertura delle librerie, sono d'accordissimo con te, ovviamente, di partire tutti assieme e di organizzare qualcosa, di studiare una, diciamo che banalmente potremmo chiamare una festa del libro oppure festa delle librerie. Forse sarebbe anche meglio, o dei librai probabilmente, anche questo. Mantenere anche, come dicevo, anche questo servizio che in parte ha funzionato, ha avuto un certo successo, questa esperienza di libri d'asporto, dove hanno fatto oltre 12.000 consegne in poco tempo. Quindi questo è vero che era stato finanziato dagli editori in questa prima fase, però si potrebbe anche fare ancora di più e forse meglio mettendo in rete e consorziando, e l'esperienza di Torino ne è una, diciamo, con un numero, sono circa una ventina da quello che ricordo, forse anche qualcuno in più di librerie che fanno parte del consorzio Colti, no? Che si chiama consorzio. Colti, colti. E così, no? E quindi questo può essere perché quello può utilizzare quella forma di consorzio per ammortizzare delle spese e dare un servizio a tutti quanti. Ci sono esperienze, appunto, è questo che diciamo dovrebbe essere secondo me la base. Come dicevi tu, io se vedo un'esperienza positiva, io cerco di replicarla se è positiva. Se la vedo da un mio collega o all'estero o a Bari piuttosto che a Milano, cioè, se vedo che la cosa funziona, ci provo se a Torino funziona. Stessa cosa anche per me, anche nel mio lavoro, no? Quindi, diciamo, potrebbe essere utile, ad esempio, quello di un'esperienza che avevano cominciato inizialmente anche a Milano qualche anno fa, forse la tecnologia non era ancora adatta. Adesso la stavano sperimentando anche a Roma, un altro consorzio di librerie, mettendo in comune le giacenze, ad esempio. La tecnologia ti può gestire quando uno chiede un libro, la giacenza di sapere dov'è, oppure organizzare anche un magazzino extra per mettere e per dare avere una maggiore disponibilità anche di qualche titolo che si movimenta meno e quindi a dare la possibilità al cliente di prenderlo dalla libreria, viene da Rocco Pinto, però sa che la giacenza a Torino comunque c'è o che c'è la possibilità di riceverlo a casa dopo 24, 48, 72 ore. L'importante è che il servizio funzioni, cioè non è tanto la velocità effettivamente come diceva adesso un ascoltatore. Quindi questi servizi mi sembrano utili per far ripartire le librerie. Mi sembrava anche di aver letto, poi ne abbiamo parlato dopo che avevo visto anche, perché siamo arrivati con diciamo, la stessa idea, partendo te da libraio, io da responsabile commerciale della casa editrice. Quello che tu hai chiamato con un bellissimo slogan, investire in titoli. Che cos'è questo investire in titoli che hai lanciato e che poi diciamo. Purtroppo è caduta la connessione, adesso vediamo se si ricollega. Stavamo entrando nel vivo della discussione anche con dei servizi che avevamo pensato e che Rocco, assieme anche ad altre librerie, poi si sono associate su librerie di Torino, ma poi ho visto anche in altre. Adesso sto collegandomi nuovamente, vediamo se riprendiamo la connessione. Ecco, mi dice Ecco. connessione. Sì, Rocco, scusami, forse non ho mai sentito le ultime cose.
Dicevo, per la ripartenza abbiamo visto questa cosa dei libri da sport, la consegna a Sì. domicilio, la possibilità di migliorare anche il servizio, mettendo assieme Allora. le giacenze delle librerie, trovare delle formule che diano la possibilità anche alle librerie di fare un servizio che è una comodità per molti lettori, il fatto di Certo. ricevere il volume a casa, oltre alla velocità, ma c'è anche la comodità. È come ieri seguivo un seminario dell'AIE e ancora una volta ribadivano e si vedevano che il lettore è multicanale, cioè il lettore, diciamo, acquista in libreria, acquista online, acquista ebook e così via, diciamo. Quindi sfruttare anche questa possibilità. Stavo dicendo, quell'esperienza che siamo arrivati assieme, diciamo, anche a pensarla e ad attuarla, per quanto riguarda l'altra iniziativa che tu hai chiamato Investiamo in titoli, investire in titoli. Che cos'è? Vuoi dircela? Allora, volevo leggere anche i titoli man mano che scorrono. Il virus è stato il detonatore di tutte le storture. Allora, investiamo in titoli. Allora, io non ho fatto altro che riprendere una cosa che si faceva in giro per l'Italia, che facciamo sempre, che è il buono, fare dei buoni prepagati. In questo momento, le librerie, chi è vicino alle librerie, ha capito che acquistare in anticipo o durante, perché il buono può essere usato anche per le vendite a domicilio, per le consegne, poteva essere una risorsa. Questa cosa l'hanno fatta tante librerie italiane. Io ho usato un titolo, ma non solo io, lo hanno usato anche altri, un'altra libreria del consorzio, penso all'Angolo Manzoni. Che cos'è c'è di meglio che investire in titoli? Sono sicuri, no? Nessuno ci perde, ma tutti ci guadagniamo. Abbiamo fatto fare una bellissima grafica dal nostro amico Antonio Lapone e l'abbiamo lanciata. Questa cosa sta funzionando, come sta funzionando anche da altri colleghi. Per cui sicuramente la rete si rafforza costruendola, quindi facendo iniziative di questo genere, e la risposta è stata bella perché poi non solo hanno fatto il buono, ma ci hanno chiesto tanti titoli, ci hanno chiesto tanti consigli. Per cui sarebbe bello che, se qualcuno ha voglia, di mandarci qualche titolo di qualche libro, perché io mi sono divertito in questi giorni ad abbinare libri a torte o persone che chiamavano per farsi consigliare, o anche certe volte ci facciamo consigliare anche noi, ma quello che dobbiamo fare in questo momento è fare tesoro di quello che sta capitando in giro per il paese. Che ne so, qualcuno ha fatto i libri Bond, i No, books Bond. scusa, c'è appunto sotto che ci ricordano che potrebbe essere i book bond, diciamo che coincidono quasi anche con gli slogan, no? Cioè, quando ti ho accennato di un'idea su cui volevo lavorare, però la cosa fondamentale per questa iniziativa era quella di trovare un accordo tra le sigle editoriali, tra l'AIE e l'ALI, tra la DEI e il SIL, eccetera, eccetera, poter fare anche una cosa ancora più forte, diciamo, di dare dei buoni a 100 euro, però dando la possibilità di acquistare di più, tipo 130 euro, con tutte le difficoltà che potrebbero esserci, caricando il più, diciamo, quel maggior esborso che sarebbe stato da parte del libraio sull'editore per la maggior parte della maggiorazione. Trovare di queste soluzioni per far ripartire e dare liquidità subito alle librerie in questo momento o nei prossimi mesi. Così come pure un'altra idea era quello di congelare il debito di quelle che molte librerie non hanno pagato, anche se hanno avuto delle possibilità di allunghi di pagamento di marzo, aprile, marzo, aprile, maggio e anche giugno, e di spalmarle tutto questo debito sui mesi successivi eventualmente. Cioè dare la e nello stesso tempo
convincere gli editori a non emettere pagamenti in questo periodo e emetterli un periodo a 120, 150, 180 giorni per poter avere la possibilità anche economica. Cioè, all'interno della filiera si trovano le risorse. Io penso che noi dobbiamo fare questo passo, che all'interno delle filiere si devono cominciare a trovare delle risorse e avere più forza assieme a chiedere dei finanziamenti anche esterni, diciamo, come succede per quello che è stato fatto per lo spettacolo anche in questo momento, e non è stato fatto nulla ancora per l'editoria, per le librerie. Però, Francesco, consentimi che in questo momento il governo è disponibile a mettere a disposizione delle risorse, ma siamo noi che dobbiamo indirizzare e canalizzare. È appena stata approvata la legge sul libro, ci sono un sacco di cose nuove, cioè, noi non abbiamo neanche potuto davvero apprezzare appieno, ne parleremo nei prossimi mesi. Ma credo che le risorse che andranno investite non andranno sprecate, quindi i librai, gli editori, tutti dobbiamo mettersi insieme per fare delle proposte. Penso al successo che ha avuto l'App 18 e il Buono Docente. Magari immaginare una carta dello studente, magari mettere in circolo delle risorse, ma con intelligenza, con ricadute su biblioteche, editori e librerie. Ma credo che i librai, da questo punto di vista, non solo i librai, se si mettono assieme, possono davvero fare una piattaforma condivisa non con tantissime idee, ma con alcune idee che condividiamo tutti. Sì, anche utilizzando, come già la legge lo prevede, quelle card, solo che c'è un finanziamento minimo, se non sbaglio, di 1 milione che coprirebbe soltanto 10.000 persone, allargare, aumentare il buono, ma anche la stessa, il buono dell'app 18, rifinanziarla con un maggior importo, dando la possibilità di acquistare in particolare i libri e non altri prodotti, Allora, come è Francesco, successo. scusami, io tanto ti interrompo perché leggo Marinella Pomarici. Finché nella filiera del libro ci sono tante divisioni, le vittime saranno proprio le piccole librerie indipendenti. A questo proposito te la faccio io una domanda, no? Allora, in questi ultimi mesi, le catene, parliamo di catene, tantissimi librai indipendenti, anche librai molto conosciuti, sono diventati ubic, no? La prospettiva è che diventiamo tutti ubic o ci sono altre strade? Riprendendo proprio quello che dice Marinella Pomarici, io vorrei continuare a fare questo mestiere cercando, perché poi il risultato è quello che conta, ognuno inventiva, creatività, ognuno può fare quello che vuole, ma è importante quello che poi c'è nel cassetto, no? Però spesso non si viaggia ad armi pari, per cui adesso c'è una nuova legge. Qual è la prospettiva? Si rafforzeranno le librerie indipendenti o aumenteranno le librerie di catena? Te la faccio io questa domanda. Ma sai, io ti potrei rispondere, è quello che dicevamo prima. Se le librerie, se il consorzio Colti riesce a lavorare, è una forza che non è facilmente battibile, è un pilastro, è una proposta che parte con un numero di librerie, con un assortimento, con una qualità di librai, con una specializzazione, che possono sicuramente aspettare di molto i francesi per quanto riguarda le librerie o di Mondadori o di Ubic, che sono le principali catene presenti in Italia. Sicuramente. No, quello che fa Ubic è proprio quello: è quello di associare, dare dei servizi comuni. Vedi anche la Ubic, l'anno scorso hanno lanciato un'app anche loro per poter promuovere, tenere in contatto i propri lettori e così via. Perché, vista l'esperienza che è stata fatta in questo momento, non svilupparla, non mettersi assieme e discutere di questo? Io sono disponibile, il mio editore per primo è disponibile a fare questo, cioè non per niente quello che ti raccontavo. Noi, da quando è successo il coronavirus, il lavoro in casa editrice è duplicato, triplicato. Tu vedi contatti con la
la mattina Casa La Terza, il pomeriggio con le librerie, alcuni giorni della settimana dedicata anche alle aperture dei festival che ci saranno in autunno, il Festival d'Economia e il Festival della Salute Globale, tutti molto seguiti anche, perché se vedi i collegamenti, gli interessi che ci sono, è una cosa molto importante, nel senso che ci crediamo in questo, ci crediamo che senza fare le guerre, ma avanzando delle proposte, avendo un progetto, diciamo, questo è sempre stato il mio chiodo fisso, è quello di avere delle librerie con dei progetti. E io penso che queste esperienze, come ci sono le LIM a Milano, Colti a Torino, già unite, diciamo, anche le librerie a Roma, dare forza, bisogna dare una certa. È caduta di nuovo la linea, mi dispiace, sarà perché ci accaloriamo e quindi si riscalda anche il collegamento e quindi cade. Così va bene, aspetto qualche altro minuto, anche perché noi stiamo praticamente ai limiti, perché quantomeno per salutare assieme a Rocco tutti voi. E aspetto qualche altro minuto perché volevo fare qualche altra domanda, però diciamo anche la tecnologia deve migliorare, vediamo. Sì, qui qualche altro lettore giustamente mi dice che le biblioteche hanno sempre dei bei progetti, è vero, è vero. Anche qui sono. Mi sto ricollegando, adesso dovrebbe partire. Eccomi qua. Scusa Rocco, io diciamo appunto, stavo dicendo che siamo proprio nei limiti già dell'orario, volevo fare appunto Facciamo ancora 5 minuti così non li annoiamo. Sì, perché appunto una delle altre domande che volevo farti era proprio come è organizzata la libreria in questo momento per la promozione, visto che appunto tu eri, e come molte librerie indipendenti a Torino e in altre parti d'Italia, diciamo, sono punti di riferimento anche per presentazioni, incontri. Anche diciamo in maniera anche diversa rispetto ai classici che si fanno, come facciamo in questo periodo e anche nei prossimi mesi, come possiamo fare? Bella domanda. Ognuno di noi si sta arrovellando su questa cosa. Noi abbiamo una piazzetta qua davanti e cercheremo Quindi avete spazio. No, sarà complicato. Adesso, noi di solito a ottobre facciamo portici di carta. Quest'anno probabilmente se le cose migliorano ci sarà il salone. Bisognerebbe inventarsi una cosa che mette insieme portici e il salone, coinvolgendo un po' tutta la città. Comunque dobbiamo ridisegnare tutto, dobbiamo cambiare tutto e ci stiamo preparando anche per le uscite nuove, per cui stiamo cercando di capire perché cambierà la strategia editoriale. Gli editori cercheranno di far uscire solo libri più forti, di vendita più certa. Anche noi dobbiamo capire, soprattutto la libreria nostra non c'ha 200 metri. Sono in una libreria che ha 80 metri quadrati e spesso restava gente fuori. Per cui sarà bello vedere quello che ci inventeremo insieme nei prossimi mesi. Sono sicuro che capiteranno tante cose belle, sperando almeno di riuscire a trovarci e a darci appuntamento a Prali, dove facciamo questa rassegna da questo sarebbe il 18° anno. Magari lì la facciamo all'aperto, ci inventeremo qualcosa, ma sono sicuro che i librai italiani, gli editori, cioè chi ha voglia di dialogare, i lettori, devono trovare insieme la strada per riprendere questo cammino, ma soprattutto per allargare la base dei lettori. Per cui io ti faccio questa proposta di chiudere
consigliando magari ci lasciamo con qualche libro. Perché in questo momento la cosa divertente era che agli inizi mi chiamavano dei colleghi per delle scuole, dice che libro per ragazzi mi vuoi consigliare per questo, per quell'altro? E noi eravamo chiusi, non facevamo ancora i primi giorni e quindi lavoravamo per altri, ma l'abbiamo fatto volentieri. Facciamo la nostra parte. Qua vedo scritto approfittare della chiusura delle scuole per dare libri da leggere ai ragazzi. Lo stiamo facendo, lo stanno facendo tante librerie, ma io vorrei chiudere con un consiglio di un libro molto particolare, che è questo di Eleonora Sottili, Senti che vento, che è la storia di queste tre donne che restano isolate dopo la piena del Magra. Restano isolate, si spaventano, ma poi inizia a raccontarsi, si affiatano, per cui la protagonista ha già l'abito da sposa, pronta a sposarsi, però è fidanzata con Giacomo, ma pensa a Pietro, la nonna custodisce dei segreti, è un po' come ci siamo trovati noi, no? Di colpo, da un giorno all'altro, ci siamo trovati spiazzati con una pandemia che ha avvolto il mondo intero e speriamo di davvero. Di tutte le storture che ci sono, speriamo di uscirne meglio, migliorati e non peggiorati. Cioè, speriamo di uscire da questa pandemia con un mondo, visto il sacrificio che c'è stato in vite umane, almeno con un mondo migliore, più lento, più riflessivo. Per questo in apertura. Ho citato questo, rileggetevi, perché io ho ripreso i libri di Sepulveda, li ho ripresi, me li sono messi qua, mi sento più sicuro, li ho presi dalla mia libreria a casa, alcuni un po' ingialliti, e mi ha fatto pensare proprio questa apertura in cui ricordava l'amico Chico Mendes, così come noi ricordiamo lui, e sarebbe bello se riuscissimo, quando riapriamo tutti insieme, a fare un gesto. A leggere una sua pagina, a mettere una sua copertina, una cosa da fare tutti insieme, condivisa. Senz'altro, senz'altro, la mia disponibilità è totale. Io posso solo, diciamo, visto che parlavamo sia di ragazzi, ma è un libro che va anche per gli adulti, è un libro che uscirà a giugno ed è un libro di Leo Ortolani che si chiama Dinosauri che ce l'hanno fatta. Un libro divertente, ironico di Ortolani che è l'autore della saga Rathman che è durata per 30 anni e che adesso si è dedicato attraverso anche altre sue iniziative sulla divulgazione scientifica su questo. E, diciamo, quest'anno poi particolarmente avevo avuto questo volume che uscirà appunto a giugno e l'altro che continuiamo a vendere anche in periodo di coronavirus che era un successo, avevamo fatto già tre ristampe del volume da regalare a tutti i maschietti come noi, bastava chiedere di Emma, che appunto è un libro anche questo che è arricchito da dei fumetti, sono 10 storie di femminismo quotidiano e appunto è importante, io penso che adesso con la ripresa riprenderà anche questo a viaggiare con l'aiuto dei librai. Comunque, Francesco, mi grazie. leggo un consiglio invece che arriva dalla rete, i miei giorni sul Caucaso. Ah, Un bene, altro bene. consiglio, la misura del tempo. In questi giorni non sono mancati i consigli, perché in rete avete visto, è successo di tutto, addirittura si sente il frastuono della rete, no? Noi stessi abbiamo dal 12 abbiamo messo consigli di lettura, ma soprattutto abbiamo cercato di farli fare dai nostri amici lettori. Ci siamo resi conto che molti di questi consigli sono stati ordini poi delle persone che abbiamo portato nelle case. E quindi dal lettore al lettore, questa cosa mi piace, che un lettore lo ha consigliato e arriva un altro lettore, come si dice per la proprietà transitiva dell'eguaglianza. Rocco, io ricordo anche le tue vetrine, anche di altri librai, ma in particolare da te, le recensioni sui libri di altri lettori. E
avevi fatto delle vetrine con le recensioni solo con i consigli di altri lettori, quindi e con tanti piccoli pensieri che raccoglievano quello che aveva colpito la persona che aveva letto quel libro. Quindi ricordo perfettamente queste cose. Ma dobbiamo fare di più, Rocco, dobbiamo fare di più, dobbiamo cercare appunto di rompere questo isolamento, di evitare delle fratture, degli isolamenti. Questo deve essere lo scopo principale tra librai e Francesco, se sei d'accordo, io chiuderei con nella speranza di trovarci poi tutti sul lungomare di Bari, perché da un po' di tempo stiamo pensando di portare l'esperienza di Portici di Carta sul lungomare di Bari, e prima o poi ce la faremo. Ma sicuramente leggevo. Grazie. Perfetto, va bene. Grazie a te, grazie a tutti. E ci risentiremo, ci rivediamo in Casa La Terza lunedì prossimo con il dottor Giuseppe La Terza, che dialogherà con Cornaglia Paolo Ferraris, che ha fatto un volume che si può scaricare come ebook gratis dal nostro sito e sulle varie anche piattaforme online, di un libro, un piccolo dizionario di ciò che sappiamo su Covid-19. Questo vi lascio con questo e ti ringrazio ancora, Rocco. Grazie a voi e a chi ci ha seguito soprattutto. Ciao. Altro, ciao. Ciao.